Una tragedia quella che si è consumata a San Giovanni, dove un uomo ha ucciso la moglie e poi ha tentato di togliersi la vita. È successo in un appartamento in via Alba Longa. Proprio l'uomo ha chiamato i carabinieri. Ho ucciso mia moglie, ora sto per suicidarmi, ha detto al telefono. Subito sul posto sono arrivati i militari della compagnia Piazza Dante e del nucleo radiomobile, che hanno trovato la donna, di 66 anni, ormai priva di vita sul letto, e accanto il marito, 64 anni, con un coltello da cucina puntato alla gola. I carabinieri sono riusciti a tranquillizzarlo e poi a disarmarlo in un attimo di distrazione, scongiurando l'estremo gesto. Il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile all'esasperazione per una forte depressione che la moglie sembra avesse da tempo. Questo quanto dichiarato dall'uomo, che avrebbe ucciso la donna soffocandola. Il marito è ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato.